Sindaco Biancheri, dopo tanta siccità arriva la pioggia, il rischio che ne arrivi troppa, questa allerta arancione ha messo ovviamente tutti sul chi va là, voi avete preso dei provvedimenti? Ma guarda, sicuramente alle 2 si è costituito il COC, il centro operativo, e siamo tutti, voglio dire, pronti, la nostra protezione civile, Ranger, i nostri radioamatori, insieme ai vigili del fuoco, tutti polizia municipale. Siamo tutti, vuol dire, pronti a un intervento. In questo momento sta piovendo, ovviamente si è intensificata un pochino di più la pioggia, al momento non abbiamo avuto nessuna segnalazione particolare, abbiamo chiuso due strade in particolare, quella su Bussare al Mare e quella verso, diciamo, il sottopassaggio di San Rocco, che porta a delle spiagge, perché normalmente quando ci sono più piogge forti si allaga sempre quel punto. Altri provvedimenti in particolare non sono stati presi. Ecco, insomma, si mantiene alto il livello di attenzione come giusto in questi casi, senza esagerare e senza sottovalutare, un giusto equilibrio. Un giusto equilibrio sicuramente, senza spaventare nessuno, però sono sempre delle situazioni che bisogna affrontarle con tutta, vuol dire, in sicurezza, e di questo grazie ai volontari che ci supportano stiamo affrontando in questa maniera. Devo dire che fortunatamente un po' di acqua ci vuole, però speriamo che, voglio dire, che non crei dei danni, ecco, sicuramente, anche perché c'è anche una forte preoccupazione anche per tutto il mondo agricolo, perché è da diversi mesi che tutti aspettavano l'acqua e purtroppo da noi quando arriva poi soprattutto le prime fanno sempre un pochino di danni.